Dunque, buonasera. A quanto tardi, infatti è mezzanotte passata e io probabilmente ho bevuto un Jägermeister di troppo. Ma ho letto una cosa su internet, ho verificato adesso che è successa una cosa incredibile. Ovvero l'FBI in America ha chiuso e arrestato i titolari rispettivamente di Megaupload e di Megavideo. Megaupload era uno dei siti, forse il più grande sito di file sharing in questo momento, vantava forse il 4% di tutto il traffico internet globale. Ha fatto questa decisione l'FBI perché ha violato copyright per 5 milioni, 500 milioni di dollari ed è stato definitivamente chiuso. Megaupload e tutti i suoi derivati, quindi Megavideo, Megaporn, eccetera, tutti i siti correlati Megaupload. Cosa che si sapeva già, perché prima o poi questi siti, quando raggiungono un certo successo, vengono bannati completamente da internet. Solo che mai, come mai prima d'ora c'è stato un riscontro su internet. Infatti moltissima gente ha espresso il suo disappunto per questa cosa. Io stesso mi sono girato alquanto le balle perché lo utilizzavo parecchio. Diciamolo. Chi di voi. Ecco, infatti. Chi di voi non utilizzava Megaupload? Quindi vorrei sapere, magari in un vostro commento, in un video di risposta, quello che pensate di questa situazione. Cosa pensate che succederà in futuro? Se succederà la stessa cosa che è successa a Megaupload a altri siti come FileShare o FileSonic, eccetera. O se salterà fuori qualche altro sito dove permetterà di poter usufruire dei servizi che offriva Megaupload. Perché ultimamente, sinceramente, Megaupload era l'unico sito dove, tolti quei famosi 46 secondi d'attesa per scaricare o quei 70 minuti massimo di limite di Megavideo, comunque aggirabili, era il migliore in assoluto. Cioè, perché anche altri siti che permettono lo stesso servizio non hanno non davano la stessa performance. Infatti, come sappiamo, i vari FileShare, FileSonic, eccetera, sono molto ridotti come potenza. Niente, volevo solo far sapere il mio disappunto a voi e vorrei sapere cosa ne pensate voi di questa faccenda, come ho detto prima, in un commento, in un video di risposta. Quindi fatemi sapere, io sono un po' incazzato. Ciao ciao.